Cosa facciamo Carlo adesso qua? Dobbiamo affilare una catena specifica per il taglio lungo vena, abbiamo un angolo di 10 gradi, è una 404, quindi abbiamo due tipi di regolazione, che è 1 e 10 gradi, che è l'angolo di incidenza qui, e il secondo grado è quello che lavoriamo qua, 404 di solito si usa sui 50, eccolo qui. Altre catene normali si utilizzano sul 60, ma noi per il taglio lungo vena usiamo il 50. Se uno vuole potrebbe anche tenere il 55. Regolazione 1, 50 gradi messo di qua, secondo regolazione 10 gradi messo di qua. Comunque la cosa più importante nelle macchinette per la filatura è avere delle macchinette che hanno una velocità sotto i 3000 giri. Questi motori devono girare molto lenti. È uno dei grossi problemi più grossi con le macchinette che girano sui 6000 giri e bruciano tutto quanto. Quindi assolutamente velocità sotto i 3000 giri è il secondo punto fondamentale, il disco giusto in funzione della catena giusta. In questo caso stiamo facendo una catena 404, dobbiamo usare il disco. Questo nero è praticamente la pasta delle affilature, qui della polvere delle affilature precedente, che tende a accumularsi dentro nei micropori. Quindi noi ogni volta che affiliamo una catena dobbiamo rigenerare con la pietra pomice che è in dotazione, una pietra, rigenerare il profilo e pulire bene il disco in modo tale che il disco non deve contenere queste microparticelle, perché sennò cosa succede? Queste microparticelle che sono di metallo vanno a lavorare sul metallo del dente e bruciano. Abbiamo pulito il disco, così è più che sufficiente e siamo a posto. Adesso andiamo a fare i primi controlli. Quindi sappiamo che abbiamo messo i 10 gradi, sappiamo che abbiamo messo il 50 gradi. Adesso andiamo a guardare l'incidenza. Dobbiamo regolare la profondità del disco, della catena, diciamo, in modo tale che lei vada leggermente a toccare. Quindi mi allontano, proprio millimetrico. Ecco, su qui non sta praticamente prendendo più. Mi avvicino, un quartino di giro, inizio a stringere. Tengo quello preciso. E sento quanto sta mangiando, un po' tanto. Vado indietro ancora, proprio appena appena, schiaccio giù, tac. Ecco, sento che adesso lei mangia appena appena, proprio appena appena, quindi va bene. Proviamo il primo dente. Lo controlliamo, è tutta quanta bella fatta. Se guardiamo un altro dente non affilato, qui lo vediamo che è un po' meno lucido, invece vedi questo come è tutto bello lucido. Okay. E lo marchiamo perché questo è il primo dente che noi abbiamo fatto, così ce lo ricordiamo e andiamo a fare il prossimo dente. Logicamente stiamo facendo tutti i denti che sono verso di qua, quindi andiamo al prossimo, tiriamo indietro, stringiamo o anche abbassiamo qua, siamo sicuri che è bello abbassato, tac. Un colpettino leggero, prossimo, si tira indietro, si schiaccia giù, si stringe, questo deve essere bello solido. Uno dei difetti di molte macchinette è che qui non sono franche bene, sono di plastica, dopo due volte che le usi iniziano ad avere movimenti, e questo deve essere bello solido. Quindi una macchinetta che va scelta, controlliamo che il dente è bello pulito, ha inciso bene. Quindi le macchinette vanno scelte con queste caratteristiche, sotto i 3000 giri, in questo caso questa credo che sia 2850, qui tutta quanta di metallo, non avere parti in plastica. Perfetto, andiamo avanti, tutto bello regolare su tutto. In questo caso stiamo usando un disco in più, invece poi si possono usare anche dischi diamantati, adesso qui non l'abbiamo perché non li usiamo. I dischi diamantati non devono essere passati con questi, non devono essere arrivati con quelli, ma bisogna usare una gomma, tipo una suola delle scarpe vecchie, o anche se non c'è della mollica di pane, però anche lì va tolto sempre tutta la patina di metallo. Sono mille altre cose che potremmo dire a vedere adesso nei dettagli, ma pensare che dobbiamo lavorare, quindi non possiamo solo fare video.